Quanto c'entra la guerra con i rincari? Se lo chiedono in molti e se lo chiedono anche alla tipografia Mangraff di Cremona, dove le bollette hanno iniziato a impazzire un anno fa, prima del conflitto, passando ad un raddoppio dei costi, ultima sorpresa ad agosto quando l'attività era chiusa, ma la bolletta ha mostrato comunque un rincaro triplicato. Caro energia, soprattutto in un settore come il nostro che parte dal cartario e quindi dalla produzione della carta, delle cartiere che hanno dei costi di elettricità altissimi, comporta degli aumenti esagerati della materia prima che il cliente nostro è costretto a pagare come paghiamo noi senza che noi nell'aumento dei prezzi riusciamo ad avere un guadagno. Noi probabilmente guadagniamo meno di prima, facendo spendere al cliente di più. Ora, noi in tutto questo tipo di filiera abbiamo solo macchinari che funzionano con energia elettrica e noi abbiamo visto che ci sono stati degli aumenti davvero anomali. A dicembre dell'anno scorso, e non c'era la guerra, insomma, diciamo post-Covid, abbiamo avuto un raddoppio rispetto all'anno precedente. A maggio c'è stato un leggero calo che non ci aspettavamo. Poi c'è stato un aumento totalmente sproporzionato su agosto. In proporzione su agosto, se avessimo lavorato normalmente con gli stessi kilowatt, avremmo avuto una bolletta da 5.100. Il futuro è molto incerto e le soluzioni prospettate sono insufficienti, per di più le società energetiche chiedono garanzie per le forniture, ma i costi sono sempre più alti. Se non lavorando abbiamo bollette così alte, non ha senso fare certi lavori e soprattutto il cliente ovviamente non ti chiede più il tot numero di pezzi, te ne chiede un terzo. Ci sono alcuni tipi di carta che sono raddoppiati, anche qualcosa in più, ma anche la carta da lettera per dire. Altre carte che non vengono più prodotte. Finché riusciamo ad avere un margine per lavorare su nuovi materiali, costruire nuovi prodotti e cercare di fare contenti i clienti, andiamo avanti. Abbiamo fornitori che aiutano quando c'è bisogno, cerchiamo di aiutare a nostra volta i clienti perché aiutarci in modo da poter permettere a tutti di pagare come possono e resistere finché possiamo.